Sì, io ho un taglio un pochino diverso, nel senso che per mia formazione tendo ad avere un taglio, alle volte qualcuno dice un po' troppo pragmatico, perché, ma è così, insomma, io sono così. Quando si parla di agraria, poi bisogna mettere i piedi in terra e bisogna in qualche modo vedere le cose per come sono. Certamente prendere la macchina oggi e andare a farsi un giro sulle nostre montagne. Il dato fondamentale che noi vediamo, a mio giudizio, è l'abbandono, quindi questa è sicuramente una cosa che noi assolutamente oggi vediamo, quindi fuori discussione che da 50 anni a questa parte qualcosa che in qualche modo non è andata per il verso giusto c'è, anche se negli ultimi tempi devo dire che qualche segnale di comunque di rientro della situazione e qualche segnale di assestamento e qualche segnale di stop e di ripartita in qualche modo lo possiamo anche vedere, forse anche nelle iniziative come oggi che vengono portate avanti, che cominciano a essere in qualche modo un seme che piano piano sta ricrescendo sul territorio e che forse ci porta in qualche modo a riprendere coscienza del valore di alcune cose che sono presenti. Certo, siamo nel 2017, quindi un invito, forse poteva essere una conclusione, non possiamo vedere le cose come erano 100 anni fa, siamo inseriti in un'economia che comunque è quella del nostro tempo, che ha tutti i suoi limiti, che può avere, possiamo fare tutte le discussioni che vogliamo, ma è chiaro che noi oggi siamo nel 2017 vogliamo vivere e non vogliamo riproiettarci indietro di 200 anni fa, noi siamo costretti, per fortuna, a vivere, nella nostra epoca, anche parlando di queste cose che sembrano vecchie. Una delle idee che abbiamo avuto negli ultimi anni è stata questa, come diceva il dottor Furlanetto, lanciare una sorta di concorso per i prati d'asfalto meglio gestiti all'interno del Parco dell'Adamello. Una cosa che potete immaginare è difficilissimo capire che cosa sia il prato, ma da dove siamo partiti? Dal fatto che è assolutamente eroico il lavoro di qualcuno che va a spalciare l'erba a 1500 metri di quota e poi se la porta anche a casa che magari sta a 800 metri sul livello del mare avanti e indietro a fare 100.000 viaggi, no? E qualcuno gli dice anche che deve, che siccome siamo imprenditori, deve anche dimostrare che ci sia un'economicità in quello che fa. Come questo sia possibile pagando la manodopera a quello che dovrebbe essere la giusta retribuzione della manodopera, io sinceramente non l'ho ancora capito, cioè io sinceramente dopo tutto questo tempo non l'ho ancora capito. Allora, noi come parco cosa potevamo fare? Cercare di essere vicini a queste persone, cioè cercare in qualche modo di dire noi in qualche modo riconosciamo questo valore, anche se capiamo che non riusciamo a mettere veramente, non ci sfugge quale sia il problema vero. Ma non riusciamo in qualche modo ad intervenire diversamente, inventiamoci una sorta di premio che noi diamo per dare valore a questo tipo di operazione. Questo è quello che abbiamo fatto, diciamo così, l'anno scorso. Abbiamo pensato di realizzare questo premio alla gestione dei prati all'interno del Parco dell'Adamello, che poi abbiamo esteso alle altre aree protette di Valle Camonica. È un premio che va da 300 a 500 euro che noi diamo dopo sopralluogo valutando tutta una serie di aspetti, quindi il contesto, l'accessibilità, ma anche il valore agronomico e naturalistico del prato in sé. Bisognerebbe dare un premio a tutti, mi viene da dire, quelli che fanno questo tipo di operazione, però in questo momento non è assolutamente alla nostra portata questo tipo di operazioni. Quindi, la faccio breve, insomma, andiamo a prendere dei prati che abbiano almeno 5.000 metri quadrati, tutti accorpati, devono essere prati permanenti, devono essere all'interno di una delle aree protette di Valle Camonica e devono avere un'altitudine superiore a 300 metri. Riscontriamo un buon successo di partecipanti, queste sono le domande che ci sono arrivate nel 2017. 31 domande ci sono arrivate, insomma non sono tutte nel Parco dell'Adamello, ma sono distribuite, se vedete anche sulla cartina, no, qui non si vede, sono distribuite, dalla cartina lo si vede praticamente un po' in tutta la Valle Camonica. È difficilissimo, guardate, è difficilissimo dare, siccome lo vogliamo tenere come premio e non è un contributo, perché no, non ci è possibile per qualche imperscrutabile motivo
utilizzare la formula del contributo, lo vogliamo tenere come premio, la cosa più difficile che c'è, potete credermi, è quella di mettere in fila queste, è quella di mettere in fila queste, queste realtà. Questa è veramente la cosa più difficile, perché con il cuore lo si darebbe praticamente, in pratica quasi, sostanzialmente quasi a tutti, insomma, questo, questa cosa. Vi posso dire che dal punto di vista naturalistico abbiamo dei dati veramente, veramente interessanti. Noi abbiamo dei prati in cui abbiamo un numero di specie che vanno da un minimo di 24 a un massimo di 54 che vengono rilevate. Noi vogliamo proprio andare a vedere cosa c'è nel prato. Alla fine il nostro ruolo è anche quello di dare una valutazione, in inglese si dice un assessment, ma è una valutazione di quello che è il potenziale naturalistico di queste praterie, da 24 a 54 specie. Allora pensate che il grana padano, adesso mi spiace, come dire, non voglio parlare male di nulla, però il grana padano, no, che è il principale formaggio a denominazione d'Italia, è fondato sull'alimentazione della vacca con il silo mais, che è una specie, una pianta. Quelli che erano invece le produzioni di formaggi, di latte, eccetera, delle nostre tradizioni, bene, noi possiamo tranquillamente dire oggi che abbiamo dei prati dove andiamo da 24 a 54 specie. Allora, questo è sufficiente di per sé a dire che avremo un buon prodotto? No, perché chiaramente poi dopo dal fieno al formaggio, insomma, sono tanti passaggi, però è una bella base. Possiamo convenire tutti sul fatto che se vogliamo fare una competizione nel mondo globalizzato, voglio dire, ma domani mattina sarebbe anche ora e tempo di far vedere, cioè, il grana padano con una specie, due forse l'erba medica, o forse due la soia, la seconda è la soia che viene importata da, forse sono due perché il secondo alimento è la soia che viene geneticamente modificata, così è, che viene importata probabilmente dai paesi del terzo mondo, con tutte le problematiche, diciamo, ambientali e sociali che questo tipo di filiera produttiva applicata ad un prodotto di questa dimensione poi comporta. E noi ne abbiamo 50, ne andiamo da 24 a 54 di specie, con un valore foraggero. Adesso ci sono i tecnici più tecnici di me specializzati che mi dicono anche che il valore foraggero è un indice che viene calcolato per capire quanto vale potenzialmente, effettivamente, dal punto di vista dell'alimentazione degli animali, quella prateria su cui noi stiamo andando. Noi stiamo andando a fare anche questa cosa, oltre al premio, perché non ci basta dare un premio, cercate di capire. A me le iniziative come oggi piacciono tantissimo, ma io friggo, non voglio le cose solo folcloristiche, cioè, come dire, noi vorrei uscire dalla dimensione solo folcloristica. Noi siamo qui non per dare una rappresentazione del nostro passato, ma siamo qui, almeno io credo, perché noi vogliamo vivere da qui in poi sul nostro territorio. Questo è quello che... E quindi dobbiamo cercare, come dire, usare la comunicazione nel modo giusto, ma usciamo dalla dimensione folcloristica e cerchiamo di dare valore a quelle che sono le risorse naturali che noi abbiamo e che forse abbiamo in qualche modo dimenticato. Comunque, ecco, questi sono i dati che ci vengono dagli studi che noi abbiniamo a questo concorso Prati da Spaccio. Grande valore naturalistico. Alla fine di questo percorso noi cerchiamo di dare una valutazione che mette assieme dei criteri agronomici a dei criteri naturalistici e dei criteri di accessibilità per dare questo premio. Se deve essere un premio è un bravo a chi l'ha fatto, dobbiamo capire se quel fieno lì ha un valore per gli animali oppure è erba, oppure è un, diciamo, una pianta che non ha nessun valore pavulare, non ci interessa perché non avrebbe futuro dal punto di vista dell'utilizzo, diciamo così, dell'uomo. Se il valore naturalistico, perché in alcuni casi abbiamo appunto delle cose veramente eccezionali anche dal punto di vista naturalistico, delle piante che vediamo, e poi cerchiamo anche di dare una valutazione dell'accessibilità dei siti, perché credetemi, alle volte andare a tagliare l'erba facendosi 2 ore di trattore all'andata, 2 ore di trattore al ritorno è una cosa veramente massacrante, considerando anche che fare il fieno poi richiede dei tempi e richiede in qualche modo una lavorazione, un tempismo che non è sempre conciliabile neanche con le doppie attività, quindi anche chi ha una doppia attività fare queste cose qui non è sempre facile mantenere.
un esempio, ci siamo però così, siccome vogliamo fare un passo avanti, dobbiamo trovare in qualche modo anche delle strategie per la valorizzazione di questo lavoro che vadano oltre l'aspetto folcloristico. Abbiamo provato così per diletto a fare un piccolo bilancio economico grezzo per uno dei prati, quindi è un esempio che lo dovete prendere come tale, coinvolto nell'edizione 2017 del nostro premio Prati da Sfalcio. Abbiamo fatto delle interviste grazie ai miei collaboratori Davide e Mario, che sono stati molto meno evanescenti di me quest'anno su questo lavoro, e praticamente abbiamo chiesto alla persona che attualmente lo utilizza che cosa fa, insomma. Alla fine qui abbiamo tutta una serie di considerazioni che abbiamo fatto sui trasporti, sul numero di viaggi che fa, su tutta una serie di questioni, ed eccoci arrivati qui. Praticamente noi arriviamo a vedere che su questo prato della dimensione di circa 5.000 metri quadrati, insomma, considerando quanto produce, il prezzo di vendita di 10 euro al quintale, il ricavo dalla vendita del fieno è di 300, quasi 400 euro, insomma, il valore di quello che viene portato a casa è di circa 400 euro, in questo caso siamo circa 5.000 metri quadrati, stimando la produttività e dando un valore al fieno di 10 euro al quintale. Vi chiedo di tenere a mente questo valore di 10 euro al quintale. Quindi, considerando quello che lui ha speso, che sono 300 euro di carburanti, quello che lui ottiene dalla vendita del fieno sono 397 euro, in pratica lui ha 100, praticamente quello che si tiene in tasca sono 164 euro a ettaro, questo signore. Se gli diamo anche quello che è attualmente il contributo che la regione riconosce alle aziende di montagna per il mantenimento di queste superfici, noi ne arriviamo ad una remunerazione oraria del lavoro di questo signore che è di 1,74 euro all'ora. Quindi questo è per dire, ditemi voi, è chiaro che, allora, detta così, è chiaro che quando la vedi questa dici, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questo, quindi queste persone che fanno questo tipo di operazione qui, inserite nell'economia di adesso, lavorano a queste condizioni dove c'è un mix di sfalcio meccanico e un mix di sfalcio manuale, nel senso difficile, non è totalmente a mano con la ranza, ma non è escluso che comunque una parte importante di questo prato qui venga gestito in questo modo. Ecco, questo è quanto. Questo signore lo fa perché è un pensionato e in qualche modo riesce a gestire. Allora, è tutto negativo però? No, perché ci sono degli elementi che comunque ci fanno dire, allora lo voglio dire, io voglio mettere questa cosa, perché secondo me questo è un punto di riflessione, nel senso questo qui è assolutamente un punto di riflessione da cui noi dobbiamo partire. Abbiamo parlato di 10 euro al quintale del fieno, allora per effetto, diciamo così, dell'avvento della denominazione d'origine protetta all'interno di uno dei formaggi più famosi della Valle Camonica, che è il Silter, e per effetto del fatto che comunque la produzione di Silter deve essere legata in qualche misura, non ancora al 100%, agli alimenti prodotti sul territorio, c'è negli ultimi 2-3 anni una domanda crescente di foraggi che siano certificati o certificabili d'origine dalla Valle Camonica, che devono essere utilizzati dalle aziende che producono Silter, perché hanno bisogno di dimostrare che una quota crescente della loro dell'alimentazione dei loro animali comunque derivi da foraggi locali. Ecco che allora, da quello che io in qualche modo conosco, il valore che viene pagato per il fieno locale arriva anche a essere 15 euro al quintale e non 10 euro al quintale, in alcuni casi su transazioni che questo qui non è che lo troviamo alla Camera di Commercio di Brescia, cioè queste qui sono, diciamo, informazioni che si sanno conoscendo le persone che in qualche modo sono interessate. Quindi ecco che c'è, quindi questo cosa mi dice? Attenzione che i 10 euro al quintale, che è il prezzo del fieno che noi vediamo sui listini della Camera di Commercio di Brescia, sono per un fieno indifferenziato sul mercato italiano. Ma se io faccio Silter DOP, oggi ho bisogno di dimostrare che
e non tutte le aziende, purtroppo per loro, hanno oggi la possibilità di fare questo nella misura che loro vogliono. E quindi ecco che noi abbiamo avuto quello che in qualche modo qualcuno di voi aveva, abbiamo questo fenomeno in atto in valle, ovvero l'incremento del prezzo. Ora, non andiamo a fare le speculazioni, perché è chiaro che poi anche chi alimenta le vacche da latte per fare il silter non è che può permettersi di pagare 30 euro il quintale il fieno, perché poi altrimenti il prezzo del silter dove andrebbe? Però è altrettanto chiaro che a questo punto il sistema della denominazione del marchio ci sta dando, come dire, ci sta dando una marcia in più. Allora queste iniziative qui, la faccenda della green economy è molto interessante secondo me. Vengo da un'esperienza europea dove si lavora, diciamo così, a massimi livelli, magari ad un piano molto intellettuale, molto avanti nel corso degli anni. Ma è evidente che avremo assolutamente bisogno a livello europeo di, secondo me, di certificare le nostre produzioni, non tanto e solo nel senso del biologico, ma nel senso dell'impatto, dell'impronta ambientale di queste produzioni, ovvero oltre al discorso del biologico inteso come modalità che non fa uso di determinate sostanze di origine chimica, ma quanto petrolio ci mettiamo dentro noi in una tonnellata di grana padano? E quanto petrolio ci mettiamo dentro noi in una tonnellata di silter? E allora, siccome sicuramente, lo capite benissimo anche voi, la tendenza dell'Unione Europea sarà quella di ridurre l'utilizzo delle fonti fossili in tutte le produzioni da qui ai prossimi 20, da qui ai prossimi 30 anni, è del tutto evidente che forse queste tematiche qua potrebbero ulteriormente entrare all'interno di questo bilancio e darci qualche euro al quintale in più di valore al nostro fieno. Allora, se noi riusciamo a combinare queste tematiche qui, queste onde, no? Queste, vediamole come delle onde. Ci sono delle onde che si stanno muovendo in Europa e quindi sono queste le onde. Se noi riusciamo a muoverci su queste onde e capire che in qualche modo un fieno fatto in montagna a chilometro zero lo chiamavamo così, ma anche con l'utilizzo della falce. Adesso poi purtroppo il problema sarebbe capire quanti chili di gasolio usiamo per portare il fieno dal Mortirolo a Monno avanti e indietro con un trattorino piccolo, però su queste cose ci si può anche ragionare e si può anche vedere. Però se noi riusciamo a collegarci a queste onde che ci sono, diciamo così, questa green economy, a questa tendenza alla riduzione dell'impronta dei consumi, ad utilizzare in qualche modo dei marchi d'origine o comunque dei prodotti che siano legati al nostro territorio. Mica facciamo questo fieno così straordinario per fare il Fontal che viene venduto in tutta Europa a 5 euro al chilo, lo dobbiamo utilizzare per avere un'identità nostra. E se questo lo riusciamo anche a collegare ad aspetti che fanno parte della nostra cultura e delle nostre tradizioni, secondo me noi riusciamo ad intercettare qualcuna di queste onde che stanno cominciando a partire. Se poi avessimo, questo scusate una piccola vena polemica, un pochino più di attenzione da parte anche della nostra regione in qualche modo sull'alzare un attimo alcune indennità o sul trovare alcune cose, noi forse riusciamo anche, non dico tutto, ma in qualche modo a chiudere un discorso di dignità rispetto a questo tipo di operazioni. Rispetto a questo ci frullava un'idea, che è quella che diceva prima il direttore, era quella della banca del fieno, no? Perché effettivamente noi qui abbiamo questo duplice problema. Da una parte abbiamo dei signori che gestiscono dei prati straordinari e noi qui vi possiamo dire, gli abbiamo fatto l'analisi del sangue a questi prati straordinari. Tra un po' di questi prati del premio del fieno noi sappiamo dirvi quanto producono, come sono fatti, che valore hanno foraggero e tutto quanto. Abbiamo questa situazione. Dall'altra parte abbiamo degli allevatori che cercano, disperatamente no, perché è una cosa che sta piano piano, è una cosa che, cioè, come dire, è una bolla di sapone questa che sta cominciando a intravedersi. Dall'altra parte abbiamo questi allevatori che cercano questo fieno. Potremmo anche pensare, magari nel mondo del biologico, che qualcuno anche che sta via abbia bisogno di questo fieno, però no. Vi domandiamo anche a voi come possiamo fare, riusciamo ad organizzare una situazione in cui queste due esigenze contrapposte
in attesa che le onde, diciamo, di lungo termine dell'Unione Europea arrivino, riusciamo noi a fare una piccola barchetta in maniera tale che queste due esigenze, la chiamiamo banca del fieno, in maniera tale che riusciamo a, come dire, agevolare queste due esigenze e poi essere pronti che se mai arriva l'onda noi abbiamo già la barca e in qualche modo ci cavalchiamo. Quindi su questa cosa della banca del fieno, intesa come punto di incontro tra la domanda e l'offerta, è una cosa su cui ci stiamo ragionando. Se vi devo dire la verità, io boh, non lo so, fino adesso non ho ancora avuto l'ispirazione giusta del come fare a costruirla, del come possa funzionare. Al momento ancora io non l'ho, in qualche modo non me lo sono ancora prefigurato. Forse ho bisogno di sedimentare questa cosa qui ancora in qualche iniziativa. E concludo allora dicendo, speriamo che il futuro non sia questo, no? Attenzione che stanno venendo avanti anche dei robot da taglio e cose di questo genere qui, nel senso che non sia solo questo, magari invece questa potrebbe essere una soluzione per qualcosa e per qualcos'altro possa essere. Insomma, aiutiamoci ad aiutarci affinché queste nostre risorse naturali continuino a essere risorse per il nostro territorio. Noi non vogliamo fare solo del folklore, ma vogliamo muoverci, diciamo, nella nostra epoca e cercare di dare un senso in qualche modo al lavoro che stiamo facendo. Spero di non avervi annoiato troppo e vi ringrazio di questa cosa.